Ah, ma chi possiamo se ne frega? Accompagnarti con un coro simpatico, sai che ti voglio sempre bene. Cori simpatici. Pensa che l'Inter avrebbe pagato perché il nazionale della Brasile convocava Jonathan. Lo avrebbe pagato, il convoco. Hanno disperatamente chiesto di convocarlo. Sì. Sì. Fabio, sto aspettando Chirico. Che salga la scaletta per leggere la classifica, sia mai che faccia un tonfo come la sua. No. Vedete la differenza? Sì. Nonostante quando gli altri perdono è un dramma. Sì. Io perdo. La classifica. E sei un signore. Ma no, mi prendo lo stesso la scala, ma la porto qua perché posso ancora usarla. Certo, c'è usarla gente che non può usare nemmeno lo sgabello. Lo so. Fai il prego Marcello. Hai 8 punti, allora illustraci la classifica. Tutti gli amici della Lazio hanno fatto meglio. Allora, partiamo come al solito dalla Side B. Il Siena, l'avevo già detto alla fine, vi ricordate, sì, no? Dell'anno scorso, ho detto attenzione, il Siena mi sembra che stasera, devo dire la verità, oggi pomeriggio hanno giocato anche abbastanza bene, che li hanno messi in difficoltà. Sì. Alla fine li ho visti terrei, i due milanisti. Li vedo male quelli del Siena. Comunque c'è sempre quanti speranza per tutto. Come 17, vedo anche Mari, il Palermo, 11 punti. Come mai 11 o 17? Facciamolo finire. Palermo 15 punti, da quando la Fanara è andata al Barbera. Sì. Non so cosa è successo. Questi una domanda, al Siena di questi 11, 3. Basta. Andiamo avanti. Il Cagliari a 6. Che ieri sera ha perso la partita, ma l'hanno rubata. Ma non so, adesso non voglio usare il termine, però non si ode ancora. Tu hai letto qualcosa adesso in questi momenti di Cellino? Qualche dichiarazione? Cioè, no. Ha detto qualcosa? È in America. Cellino, in America ci sono anche le grandi tecnologie più avanzate delle nostre, certo. Quindi potrebbe comunicare in quel modo. Quindi il Cagliari 16 con Cellino che tace. Genoa fa un bel salto perché oggi vince con un suo diretto avversario. Gli amici del Genoa, certo, fanno un bel salto perché oggi vincono uno sconto diretto importante con gli amici del Bologna e salgono a 17, certo, e quindi escono dalla zona caldissima. Certo. Quindi si portano al quartultimo posto. Bologna a 18, i cuginastri hanno fatto un punto e anche loro ieri, vi voglio ricordare che hanno giocato gran parte della partita, 10. In 10 uomini hanno resistito. Quindi vi faccio presente a Furini che nonostante tutti quelli che poi hanno sempre da dire. Ti segnalo che in 10 era il Catania, non il Torino. Sì, scusami, il 10 il Catania. In 10 il Catania, nonostante la superiorità numerica, non so. Ma in trasferta hanno pareggiato, tu in casa hai perso, stai pure vincendo, un po' diverso. Sì, ho capito, però che quando ci sono una squadra rimane in inferiorità numerica, non è detto che poi svantaggiata, ma tu vincevi in 11, può essere quindi vincevi in parità numerica. Basta. E poi svantaggiata. Sampdoria 20 e devo ringraziare la Sampdoria. Prego. Devo ringraziarla, primo perché ci ha svegliati, perché noi eravamo un po' assopiti, eravamo un po' tronfi, lo ammetto, anch'io ero tronfio. E loro, devo dire che hanno facendo una bella partita, perché hanno giocato bene, è piaciuto molto, come hanno giocato, come impostato la partita. Rossi mi è piaciuto molto, hanno vinto strameritatamente e ci hanno riportato sulla terra, perché noi dobbiamo stare coi piedi per terra e quindi meritatamente escono dalla zona caldissima, si trovano a 20 punti agganciando tanto per domenica prossima che il Pescara che ci ha fatto un favore perché ci ha tenuto lontano la Fiorentina, vincendo, vedete, anche a Firenze, Pescara con una delle squadre che gioca il miglior calcio in Italia, no? La Fiorentina. Poi Atalanta 22 chiude in testa alla Serie B il Chievo con 24. Andiamo in Serie A, dove c'è il Catania che ieri non è riuscito a spuntarla, come dicevo appunto prima, con i cuginasti del Torino. Catania rimane a 26, Udinese bravi. Udinese oggi ci hanno fatto divertire. Furia, ci hanno fatto divertire. Posso interrompere l'Udinese? Sai che nel 2013 è più noioso che nel 2012? No, non è vero. Fuori luogo. Ma questa cosa lui la soffre. Ne patisce, patisce. Però se il Milan stava in testa, vedevi come gli piaceva che gli leggevo Milan. E invece Parma 29. Eccoli qua, dopo aver piegato le reni alla Siena. Si spezzano le reni più che piegare. Ha piegato le reni. Dov'è che c'è Parma Juve? Vabbè, però speriamo mai che si perdere tutte le domeniche. Ma arriva a 32. Milan a 30. Il 30 però è sempre un numero che mi piace. Lo so che ti piace. 30 è un numero che mi piace. Milan lo vedi un po' dappertutto. Anche se con molta fatica restano al settimo posto. Mancano settimi, malgrado questo. Settimo posto. Dovrebbero ancora fare un saltino per entrare nell'Europa League. Roma a 32, ma deve ancora giocare. Sì, gioca Napoli 34, ma deve ancora giocare.
Loro a 35 terzi, ma continuano a scendere ogni domenica. Loro, dopo averci mazzolato allo Juventus Stadium, dopo aver sfatato... Mi stai dicendo che l'Inter rischia di uscire dalla zona Champions? Ma dove? Sì, escono. Beh, in questo momento sono pari punti con la Fiorentina. Come sono gli scontri diretti con la Fiorentina? Hanno vinto l'andata. Sì, al momento sono in vantaggio quindi loro. Però, se andate così, non so. Fiorentina fermata, come dicevo prima, dal Pescara a 35... Lazio, gli amici vostri, a 39 perché hanno vinto col Cagliari. Con un rigore scandaloso. No, io oggi non prendo la rincorsa. Perché giustamente sono stato anch'io mazzolato, però mi risiedo qua e rimango sempre in testa a 44 punti e aspetto. E aspetto che qualcuno arrivi. Chi è l'Antiju? Al momento pare che sia la Lazio, mi dicono che sia la... Ma io aspetto. Quante ne hai viste di Anti-Juve? La Lazio, il Napoli, l'Inter entrate, uscite e rientrate, la Fiorentina non ancora. E poi che ho visto ancora la Roma all'inizio del campionato. Il Milan, no, loro dicono sono sempre anti rispetto. Noi restiamo qua. Voi vi siete seduti. Noi ci possiamo permettere di perdere una partita all'inizio del 2013 e aspettare gli altri così. Aspettare che qualcuno arrivi. Al momento i primi restiamo sempre noi. Juventus 44 punti. Veniteci a prendere. Benaglio vedo che annuisce, approva, Raimondi approva. La peggior Juve della stagione, ma attenzione. Non dormire troppo però. Abbiamo un documento da sottoporvi sull'Inter. Stravaccione. Che vi farà riflettere. Due minuti di analisi, ce la facciamo vedere, ragazzi, tra poco.